c'è silenzio tra i rami della quercia. Starnige che non sanno. Mille cilindri esplodono benzina. Oscene ma non sanno. All'altezza dell'ombelico, con l'estremità dei pollici che appena si sfiorano. Devo fare l'estremità dei pollici che si devono toccare, così guarda. Sì. Noi siamo in questo. Siamo stessi, siamo l'estremità dei pollici, perché? L'estremità dei pollici, perché in effetti chiudiamo un circuito energetico, come i due pollici si. Uno contro l'altro. Siamo a questo livello, la colonna ben dritta, gli occhi chiusi e cominciamo ad ascoltare il nostro respiro. Cerchiamo di tenere le spalle rilassate, percepiamo il respiro che interessa l'addome, il torace e la parte clavicolare. Quando prendiamo aria percepiamo l'addome che si rigonfia leggermente, successivamente il torace che si espande, le spalle che si sollevano. E quando invece espiro percepisco l'addome che rientra in sé, il diaframma si abbassa e le spalle si rilassano. Quindi continuiamo a verificare, ad ascoltare il nostro respiro e a percepire il movimento che il respiro provoca nel nostro corpo. Tensione mentale sulla narice destra quando prendiamo aria e l'attenzione sulla narice sinistra quando espiriamo. Para
colorare la inspirazione, il flusso della inspirazione, vado a colorarlo di arancione, mentre vado a colorare di grigio il flusso della espirazione. Lascio scivolare via immagini, pensieri, lascio passare attraverso di noi suoni, voci, rumori, quando prendiamo aria pronunciamo mentalmente la sillaba Hang. E quando espiriamo, pronunciamo mentalmente la sillaba So. Prendiamo aria, solleviamo le braccia in diagonale, immaginiamo di essere di fronte al sole, sorridiamo al sole, sorridiamo a noi stessi, acquisiamo la sua energia che portiamo dentro di noi abbracciandoci ed espirando. Ancora una volta. So.